Chia Sorento, terzo atto. Dopo il successo travolgente della prima e seconda serie, il grande capo e designer Peter Schdraia rivoluziona da cima a fondo anche la SUV full size del costruttore coreano. Il design un po' controverso della prima e seconda generazione lascia al posto di uno stile molto più accattivante e soprattutto elegante, ma quello che colpisce di più sono senza dubbio gli interni, che rivelano una qualità davvero eccezionale. Sotto al cofano un 4 cilindri turbo diesel da 2,2 litri, in grado di sviluppare 200 cavalli e abbinabile a un classico manuale o a un automatico, entrambi a 6 marce. Oltre alla trazione AVD, si può scegliere anche l'anteriore. Andiamo a scoprire come se la cava. Sorento è un'auto pensata principalmente per il mercato americano e si vede. Si riconferma una campionessa in termini di comfort, con un'abitabilità davvero sensazionale. I sedili sono ampi, comodi e riscaldabili, persino quelli della seconda fila, mentre il bagagliaio mette sul piatto una maxi capacità di 660 litri o due posti aggiuntivi, per viaggiare in sette. Sorprende ancora una volta la qualità realizzativa. Tutti i materiali, comprese le plastiche, sono piacevoli da vedere e soprattutto da toccare, mentre il design degli interni appare lineare, ma ben riuscito, anche in termini di ergonomia. Il sistema multimediale poi è intuitivo e completo, ma non mancano nemmeno tutte le più moderne tecnologie di assistenza alla guida, come il cruise control attivo e il sistema di individuazione degli angoli ciechi. L'unico motore disponibile in Italia è il 2.2 turbo diesel CRDI da 200 cavalli. È un 4 cilindri di vecchia conoscenza, ma è stato ulteriormente perfezionato dai tecnici coreani e si è dimostrato davvero silenziosissimo. Rivela un po' di ruvidità solo quando si prema a fondo l'acceleratore, ma se si viaggia tranquilli, come suggerisce l'indole della Sorento, è davvero piacevole e sempre pronto in ripresa. Peccato solo per il cambio automatico. Il convertitore di coppia a 6 marce sviluppato direttamente da Hyundai e Kia è migliorato, certo, ma è ancora un po' troppo lento, specialmente se si finisce col premere sul pedale dell'acceleratore. Niente paura però. Quando non si ha troppa fretta, si dimostra comunque dolce, e poi rimane sempre a listino il classico manuale a 6 rapporti. Consumi? Con l'automatico ci si avvicina pericolosamente a quota 10 km litro, ma con il manuale siamo riusciti a percorrere tranquillamente quasi 14 km con un litro di gasolio. Niente male per un'auto così imponente. Insomma, Sorento è davvero una grande viaggiatrice, un'auto perfetta per famiglie numerose che finalmente ora diventa anche elegante, tecnologica e di grande qualità. I tedeschi sono avvisati. C'è un momento preciso nella storia di Kia destinato a cambiare per sempre il volto del costruttore coreano. Siamo nel 2010 e al Salone di Ginevra vengono tolti i veli.